Piugetti festeggia i suoi 120 anni attraverso molteplici progetti. Quello che è alle mie spalle è probabilmente quello più emblematico, quello che rappresenta meglio la storia dei 120 anni di un'azienda che è soprattutto una storia fatta di poesia e della poesia legata al mondo del design. Giorgetti ha deciso, con l'aiuto di Chi Win Lo, uno dei nostri designer più importanti, di sviluppare un oggetto che sia più un'opera d'arte che un ennesimo contenitore di cui magari nessuno sentiva il bisogno. Un album tridimensionale composto da 120 celle, 60 di colore scuro, 60 di colore chiaro, dove raccogliere le memorie di una vita. Quest'anno abbiamo lavorato su una serie di novità, probabilmente quella più importante è il terzo progetto di cucina che presentiamo. La cucina è il cuore della casa, è il cuore della progettazione. Siccome Giorgetti lavora per creare progetti architetturali molto articolati, disegna lo spazio attorno al prodotto e non vende solamente un prodotto da posizionare in uno spazio, la cucina è il cuore da cui parte tutto. C'è poi un bellissimo progetto di un divano e di un sistema di credenze di mobili contenitori disegnato da Carlo Colombo, che sta riscuotendo grande successo per la raffinatezza e l'esclusività della proposta, estremamente funzionale oltre che bella. Ci sono delle poltroncine, dei divani disegnati da Ludovica e Roberto Palomba, che sono degli elementi più trasversali, più passepartout, che si uniscono al resto della nostra offerta. E poi c'è una suite meravigliosa disegnata da Roberto Lazzaroni, ha creato un ambiente notte di grande raffinatezza e di grande esclusività. Il tutto corredato da una collezione che riporta avanti lo sviluppo fatto in collaborazione con Agnona, una collezione di bed dressing, di coperte, di plaid, che rendono veramente la camera da letto un posto dove dormire e sonni veramente tranquilli.